Amici regionali di Roma, buonasera. Questa sera puntata straordinaria con un ospite straordinario e stasera parliamo dello stato della Roma. Con me i miei amici Fabrizio e Francesco, ciao ragazzi. Ciao, ciao Ciao. Marco. Ciao E Marco. il collegamento telefonico il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. Buonasera sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, Grazie infinite della sua disponibilità. grazie, grazie a voi. Allora, sindaco, questo birbante di Fabrizio, tempo fa, probabilmente le ha messo una pulce nell'orecchio e probabilmente da lì è nato un po' questa possibilità. Ce la vuole raccontare come è nata questa possibilità di poter proporre Fiumicino come possibile sede per la costruzione del nuovo stadio della Roma? Ma Fabrizio è sempre il solito, perché lui scherzando scherzando vuole sempre arrivare a meta. Allora, Grazie, sindaco. a parte la battuta. No, inizia così, insomma, nel senso che noi già avevamo alla Roma, quando nella gestione Pallotta, dichiarato, non solo dichiarato, ci siamo anche visti diverse volte con i dirigenti della Roma, siamo disponibili a ospitarlo in un'area dove tra la distanza tra Tor di Valle e dove noi, io penso, possa sorgere lo stadio della Roma, è circa 6 km, 7 km, 7 km di autostrada, attenzione. Quindi con una ferrovia che passa a fianco, poco lontano, a circa 1 km c'è la stazione di Parco Leonardo, e poi poco prima c'è invece l'autostrada che va a Civitavecchia. Quindi tra l'autostrada di Civitavecchia e l'autostrada che va all'aeroporto di Fiumicino. Quindi fortemente infrastrutturata, un'area dove ha una destinazione a sviluppo. In quel caso di tipo industriale, io ho sempre detto, ma invece di avere tantissimi capannoni, una presso all'altro, centri commerciali, una presso all'altro, francamente preferirei invece un impianto, lo stadio della Roma, perché è una grande infrastruttura, è una grande occasione, intanto anche di tipo economico, per la città è sicuramente anche quello, perché poi gli spettatori, i tifosi, tutto quello che muove, diciamo, uno stadio, una infrastruttura di quella natura, non c'è dubbio che in termini, perlomeno, sto parlando non da sportivo, sto parlando in termini urbanistici, in termini di sviluppo, è evidente che quello diventa per noi anche una grandissima occasione. Ecco perché ho detto. È un'area destinata, non è un'area agricola, non è un'area vincolata diciamo, con problemi di carattere ambientale. E questo può essere la soluzione, molto vasta, è molto vasta, quindi possono ovviamente utilizzarle una parte, e sicuramente molto anche rapida nell'esecuzione. Ecco, quando si parla di rapida, no? Nell'esecuzione, a grandi linee di quanto tempo si potrebbe parlare, sindaco? Ma una volta decisa da parte di chi in questo caso deve decidere, diciamo, la società che vuole investire, fatta una verifica interistituzionale tra noi e Regione, e a quel punto siamo nelle condizioni veramente massimo. Io mi tengo largo in questo caso perché sono abbastanza prudente, non voglio vendere cose che un anno noi possiamo sicuramente far partire l'opera, dargli il permesso di costruzione. Stiamo parlando, diciamo, di questi tempi, non stiamo parlando di decenni, no, tantissime. Le procedure ci sono, figuriamoci, un'infrastruttura così è sempre ha bisogno di procedure di varia natura, però realisticamente
noi siamo dentro a un tempo di quella natura, proprio perché è un'area destinata a sviluppo, sotto l'aspetto archeologico molto, molto di questo è già indagata, sotto l'aspetto ambientale non ci sono vincoli particolari, è un'area delicata, diciamo proprio allo sviluppo edilizio. Certo. Vai Fabrizio. No, volevo dire al sindaco che prospettive, com'era, a che punto si era arrivati con la vecchia proprietà, noi ce lo siamo raccontato, no? Non so se lo ricorda, sì. Quella famosa notte, sì. La notte bianca di Fiumicino, ce lo siamo un po' raccontato io e te di questa, sì. Cosa, no? a che punto era arrivata la vecchia proprietà? La Roma di Pallotta aveva veramente virato il progetto su Fiumicino, no? Ci stavano pensando in modo serio. Sì, cioè, la Roma di Pallotta ci aveva pensato seriamente perché era incagliato, come ancora incagliata, la soluzione nella città di Roma, quella di Tor di Valle. Allora questo era veramente il piano B. Il piano B che poteva diventare il piano A, però loro avevano degli obblighi, perché avevano degli obblighi contrattuali, però loro su questo mi hanno detto, vabbè, noi abbiamo questo problema, però se l'amministrazione comunale di Roma, se comunque possiamo governare bene questi obblighi contrattuali e quindi uscire dal capestro contrattuale che avevano fatto, eccetera, questa è la soluzione, è un'ottima soluzione. Sotto l'aspetto tecnico loro l'avevano indagata, l'avevano approfondita, avevano fatto anche delle ipotesi di atterraggio di quel progetto sull'area sul quale noi stiamo parlando. Quindi erano un punto avanti, erano abbastanza propensi, fermo restando che quello faceva parte anche della discussione. Noi ci siamo visti 4-5 volte, quindi non è una volta o due volte, sì, 5 volte, e con loro poi anche a livello tecnico si è definita che quella era fattibile. Poi dopo è andata come è andata, poi abbiamo visto il cambio di rotta, insomma il disimpegno, poi forse speravano che Tor di Valle, magari con quello che gli diceva l'amministrazione, fosse possibile, e poi adesso in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane abbiamo visto che i problemi crescono invece di diminuire. Sindaco, mi scusi, ma a prescindere dalla determinazione da parte della S Roma di poter prendere, di far diventare come opzione A lo stadio di Fiumicino, considerando che sono due i comuni, Roma e Fiumicino, in questa situazione che ruolo gioca la regione? No, beh, la regione gioca il ruolo, perché poi dopo anche una parte autorizzativa la deve dare la regione, perché certo. L'approvazione della via, della valutazione di impatto ambientale, comunque sia da una parte o dall'altra, regionale, poi ma lì ci sono le procedure, che sono procedure standardizzate, c'è la conferenza dei servizi, nella conferenza dei servizi si apre e ci sono dei tempi ben prefissati, anche per le sovrintendenze devono naturalmente entro quei tempi dire la loro, fare delle prescrizioni. Nelle conferenze non c'è solo le istituzioni in quanto tali, cioè le istituzioni quelle rappresentative, ma ci sono anche le aziende, per esempio doveva essere convocata l'ANAS per capire la parte autostradale, doveva essere convocata l'autostrada perché stava anche a ridosso della A12, le ferrovie dello Stato per l'uso della fermata e anche del potenziamento dei momenti clou del trasporto su ferro,
cioè nelle conferenze di servizio si mettono tutti intorno al tavolo questi enti, si acquisiscono i pareri, ognuno di loro dice la loro, e poi ovviamente si procede, poiché stiamo parlando non di un'area agricola, di un'area nella Golena, in un'area dove ci sono piani paesaggistici particolari, dove c'è vincolo archeologico, dove allora a quel punto diventa insuperabile. Qui stiamo parlando di un'area di sviluppo. Questo sicuramente è importante. Intanto iniziano ad arrivare anche dei messaggi. C'è Patrizio Carnassale che propone di fare anche un parco a tema S Roma, parco a tema presumo per quanto riguarda anche i bambini e fare altre attività. È fattibile questo? Cioè, a parte che ancora non c'è nulla, nel senso che bisogna parlarne, no? Però in una ipotetica idea ci può essere questo, cioè di rendere quello stadio lì vivibile anche durante la settimana con dei parchi giochi, con altre situazioni che vanno oltre, no? alla classica partita della domenica? Sì, sì, perché quella noi stiamo parlando di oggi, quando parlo di quest'area sto parlando di un'area complessiva, sì. E sono diversi proprietari, grandi, piccoli, medi, insomma, è complessiva di 350 ettari, stiamo parlando di questo, cioè un ettaro ci va in campo sportivo, quindi sta parlando di 350 campi sportivi, campo sportivo, non stadio, certo, no? Quindi stiamo parlando di, quando la Roma, insieme alla Roma abbiamo cominciato a discutere, loro parlavano di 40-50 ettari per fare tutto. Quindi noi stiamo dentro un contesto, un'area, loro potevano scegliere dove ti pareva, io non gli ho detto mai di lo fare dall'altra parte. Certo. È un compendio grosso, quello che voi pensate, diciamo, quindi erano liberissimi di andare da una parte o dall'altra ancora, sulla base di quello che decidevano loro. Quindi immaginate un'area di 350 ettari, che ne serve 50, e insomma di spazio ce n'è. Poi se bisogna prendere altri 10 ettari per fare anche un parco a tema, giustamente bisogna farlo vivere tutti i giorni e così via, ma quello è fattibile in un contesto di quella natura. Sindaco, le volevo chiedere una cosa, ma il discorso che accennava prima lei, no? dei collegamenti, diciamo, possiamo dire che Fiumicino è un punto strategico, a parte chiaramente l'aeroporto, ma anche per i collegamenti, diciamo, con l'autostrada e con il treno che porta direttamente alla stazione Termini, che paradossalmente praticamente si potrebbe addirittura arrivare senza utilizzare la macchina. Sì, quello assolutamente, perché noi tra l'altro avevamo anche ipotizzato una soluzione tecnica. L'area sulla quale anche la Roma stava pensando dista circa 1,5 km, lo stadio 1,5 km dalla stazione. 1,5 km vero e non finto. Quindi 1,5 km vero. A questo punto addirittura la soluzione tecnica che stavamo vedendo, possibile, ma adesso stavamo ancora per ipotesi, era quello di un tapirulan che passasse sopra l'autostrada e passasse a fianco al Parco Da Vinci per proseguire, perché stava subito dopo dietro Parco Da Vinci, che si vede, sta vicino all'autostrada. E con questo tapirulan tu scendi dalla stazione, sali sul tapirulan e a questo punto se vuoi camminare, cammini pure, se vuoi aspettare ti può portare il tapirulan, ma non un tapirulan di 1 metro, stiamo parlando di 6 metri di larghezza, quindi stiamo parlando, diciamo, di una soluzione tecnica che non ti serve né pullman né niente, cioè quando si va allo stadio, quando andiamo allo stadio, ma tu fai pure 4 chilometri a piedi, ma la lasci a quasi a Piazza Imperio
e te ne vai a qua, se ne piaci meno, te ne vai là, no? E cioè, non è che cioè, è la prima volta che si fanno 2-3 chilometri da piedi, ma lì invece andavi anche con una soluzione molto, molto comoda. Certo. Che la Roma Fiumicino e il treno, lì ci sono tre tipi di treni. A parte ci va all'alta velocità adesso, e va alla, ovviamente la fermata è la stazione dell'aeroporto. Secondo, ci va la tratta express che dalla stazione Termini va direttamente anche quella sull'aeroporto. Noi stiamo parlando che siamo a fianco alla rete dell'aeroporto, e l'altro è quello urbano che da Passo Correse è un passante, fa Monte Rotondo, poi arriva sulla Tiburtina, fa Tuscolana, poi passa la stazione di Ostiense, quella di Trastevere, arriva passando per Ponte Galeria direttamente, fa le varie fermate urbane. Quindi è una terza tipologia di trasporto. Le ferrovie hanno già deciso di fare il raddoppio dell'ultimo tratto anche per via dell'aeroporto, ovviamente per via dell'aeroporto, anche per via dell'aeroporto a 40 milioni di passeggeri, quindi chiaro che. Secondo, fanno due interventi per agevolare l'entrata dell'alta velocità. Quindi stiamo parlando di un'area che è fortemente infrastrutturata. Veramente ci può arrivare con il treno, con mezzi, anche con la macchina, però sicuramente diciamo con una certa agilità. Con la macchina, sindaco, c'è anche il discorso che la Portuense è subito a ridosso dell'area stessa, no? E oltretutto è previsto dal, correggimi se sbaglio, dal piano, dai due ponti che andrebbero poi a realizzarsi finalmente, che sono previsti anche dal piano regolatore, che collegherebbero Ostia Antica a Parco Leonardo e Dragona a Commercity, che risolverebbero, tra parentesi, anche il problema del ponte della Scafa, no? Della viabilità. Sì, c'è in pratica, ci sono due interventi, uno di piano regolatore che è il ponte in prossimità di Dragona, che guarda caso sta proprio di fronte a Parco Leonardo, e noi appunto ci andiamo alla stazione di Parco Leonardo lì, quindi siamo vicinissimi. E quindi c'è diciamo quel vecchio addirittura previsione di piano regolatore sia nostra che Roma, proprio in quella altezza. Poi c'è il prolungamento della pontina che all'altezza di Vidinia scavalca e si collega con la 12, passando per la Fiera di Roma, a fianco alla Fiera di Roma, collegandoci con la 12, che è il progetto per la famosa strada, superstrada, autostrada, superstrada, che era finanziata, che l'avevano vinto gli spagnoli, poi hanno fatto ricorso, eccetera, eccetera, che era la Roma Latina. La Roma Latina doveva avere questa prosecuzione proprio attaccandosi alla sua riuscita. Quindi tutti i progetti, diciamo, che già ci sono, in parte che sono già finanziati, che sono già previsti, altri che possono essere previsti, ma insomma, abbastanza, ripeto, molto più agevole che magari un cul-de-sac dentro una molena. Ecco. Sindaco, scusate ragazzi, volevo fare un'altra domanda al sindaco. Quest'area chiamata Quadrante Ovest, così lo diciamo, no? Sì. È chiamata, sì, Quadrante Ovest, non ha vincoli R4, quindi praticamente non c'è nessun tipo di vincolo, come dicevi tu, sindaco, ma soprattutto, diciamo, è un'area che era già prevista per fare la cittadella dello sport di Fiumicino, già avevate in mente voi come giunta comunale di fare lì una piccola cittadella dello sport, se non erro, vero sindaco? Sì, noi diciamo sta
la cittadella sta da quest'altra parte dell'autostrada, la parte opposta dell'autostrada, sì, proprio di fronte, sì, però dall'altra parte, che però è in corso la produzione del nostro del progetto, sì, perché lì comunque noi facciamo la città dello sport, dove adesso stiamo verificando la proposta, che una proposta anche molto corposa, che ci hanno fatto, dove dentro c'è un po' di tutto, dalla piscina ai campi e così via, su un'area di 7 ettari, quindi un'area anche quella già destinata dal, certo, regolatore per gli impianti, quindi diventa un polo molto importante, un polo francamente che può essere molto agevole, anche perché quando parliamo di Fiumicino, tanto prendiamoci, quando parliamo di Fiumicino non stiamo parlando di Roma, certo, per essere chiari, certo, Fiumicino era comune di Roma fino a 27 anni fa, noi eravamo Roma, cioè non è che poi dopo ci siamo staccati giustamente per via, perché in termini amministrativi siamo più efficaci di stare dentro una grandissima città, però stiamo parlando di Roma, certo, stiamo parlando che lì ci sono i vecchi porti, Traiano, Claudio, eccetera, di Roma, della Roma antica, noi siamo nella sostanza, anche noi siamo Roma, non è che, certo, è solo una differenza, diciamo, di tipo amministrativo burocratica, ma come Ostia, anche Fiumicino si è sempre considerato Roma, per cui avere tutte queste assi della manica per poter offrire questa opportunità per questo grande progetto, sicuramente Fiumicino, sia dal punto di vista ambientale, economico, di posti di lavoro e di attrazione, non può che beneficiarne, ma non si può dire che Fiumicino non sia Roma, quindi è comunque Roma, ha ragione quando fa questa precisazione, Sindaco. Cioè io quando io sono nato a Macchiarese, no, sono di Fiumicino, ma credo sempre Fiumicino, come dicevo, perché noi siamo Fiumicino, Isola Sacra, Maccarese, Fregene, Aranova, Testa di Lepre, Passo Scuro, quindi comune 14 località sono. 14 località, Parco Leonardo, certo, Le Vignole, dove dovrebbe venire lo stadio, Le Vignole, eccetera, quindi 14 località. Ora, nel mio documento e nel mio certificato di nascita, nato a Roma. Certo. Guarda, sindaco, nei messaggi che ci stanno arrivando, poi te ne leggo un paio, però la preoccupazione della gente per quello che si è visto, per quello che è successo purtroppo in questi anni, è sulla tempistica, no? Dice, ma per esempio c'è Francesco che ha scritto, dice, ma ripartire da zero vuol dire buttare altri 5-6 anni o far passare altrettanto tempo? In parte tu hai risposto prima, perché mi sembra che hai detto che in un anno praticamente siamo pronti per lavorare, no? Per fare questo stadio. Ecco, vuoi rassicurare i tifosi che qualora si facesse questo discorso, quindi di riaprire, ripartire da zero, diciamo, no? Rispetto a tutti questi anni passati e buttati, secondo me, a Tor di Valle, ecco, non ci sarebbe da attendere l'infinito? No, non ci sarebbe, intanto perché diciamo si è anche lavorato in parte questo periodo passato, perché le verifiche tecniche, la possibilità, ripeto, di far atterrare parte, tolti palazzi, lo stadio con tutto quello che naturalmente comporta le attività connesse a un grande stadio, a un grande impianto, quello già era stata verificata, era possibile, è possibile far atterrare lì quel, certo, con alcune modifiche diciamo anche strutturali, però nella sostanza questo già era stato verificato, quindi non partiamo da zero nei termini progettuali. E soprattutto, che è la cosa più importante, attenzione quando si fa un intervento di quella natura, sotto l'aspetto, diciamo, autorizzativo urbanistico,
perché se tu ti infili dentro un'area, come purtroppo è successo a Tor di Vallo, piena di complessità ambientali, ma tu non esci per una serie di cose. Qui noi stiamo parlando di un'area dove, avete visto, no, si è conclusa il raddoppio del Da Vinci, quel centro commerciale che si vede, no? Sì, sì, sì. Ecco, avete visto che adesso si è aperto un pezzo nuovo, no? Sì. Quello noi l'abbiamo autorizzato 2 anni fa, già è aperto. Certo. Cioè è già aperto, perché a parte sono stati rapidissimi a farlo. Il fondo inglese è stato veramente rapido nel realizzarlo. Adesso stiamo approvando altri interventi lì su quell'area, ma una volta approvati, i cantieri ovviamente partono e poi sono in mano ovviamente a chi li realizza. Ma penso, in termini autorizzativi, io dico, mi sento di dirlo, mi sento di affermarlo, veramente noi, se c'è la disponibilità ad andare avanti in questo senso, una volta che viene presentato tutta la documentazione da parte della società interessata, ci si mette un anno per autorizzare il cantiere. Noi stiamo parlando di questo, stiamo parlando. Certo. Sindaco, mi sta facendo risuonare nelle orecchie una cosa che ho letto ultimamente circa lo stadio Flaminio, che per poter costruire quel gioiello di stadio, praticamente l'architetto Nervi ha impiegato 18 mesi una volta avute le autorizzazioni. Quindi questa proposta di Fiumicino paradossalmente sembra avere quasi tutte, se non dire, per non dire tutte, dei vantaggi, sia in termini economici che in termini autorizzativi e quindi di tempi. Onestamente, secondo lei, un po' di problematiche potrebbero essere più dovuti alla società che si deve convincere di farlo a Fiumicino, o magari perché il discorso aperto col Comune di Roma potrebbe essere irreversibile e quindi dover per forza di cose accantonare il progetto Fiumicino? Ma intanto bisogna capire la vera volontà della compagine attuale, se lo vuole fare o non lo vuole fare, perché è comunque un certo investimento, è vero che poi negli anni poi c'è un grande ritorno, abbiamo visto con altre grandi società, però non c'è dubbio che devono averlo in testa, devono deciderlo l'investimento di questa natura. E quindi se c'è la volontà, se ci fosse la volontà di procedere, noi diamo la disponibilità a metterci intorno al tavolo da domani, cioè incontriamoci, vediamo, riprendiamo il discorso, proponessero delle soluzioni, eccetera. Io non penso, ma questo poi francamente, siccome non amministro Roma, faccio il sindaco della città di Fiumicino, che io penso che sulla soluzione, così come è nata, così come è andata avanti, si è sviluppata, su Tor di Valle la musica sia finita, per una serie di ragioni finite. Quindi, proprio perché è finita, non credo che la nuova compagine abbia degli obblighi che si trascina dal vecchio contratto, anche perché sono soggetti diversi da quelli di prima. L'importante è che non ci siano interessi diversi, che non ci siano interessi già consolidati che non possono tornare indietro, che magari non c'entrano nulla con lo stadio, non so se avete l'idea. Però se parliamo di stadio con tutto l'annesso connesso legato allo stadio, credo la soluzione più fattibile, più rapida, più semplice rimane quella ovviamente di Fiumicino. Assolutamente. Allora io le volevo fare le ultime due domande che ci sono arrivate. Allora la prima
Leggo il messaggio così com'è, dice: cambiando localizzazione si dovrebbe preliminariamente accertare se quel tipo di stadio progettato è ancora la miglior soluzione possibile, perché ormai il vecchio progetto è di almeno 3 anni fa. Poi sarebbe necessaria, domando, l'approvazione di Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma, cioè di Raggi? Questo è Francesco che ci chiede questa domanda, ci fa questa domanda. Della Regione Lazio sì, della Città Metropolitana invece non ha una voce, diciamo, in capitolo decisiva, ha solo un parere sotto l'aspetto idrogeologico, che però lì con delle prescrizioni, poi addirittura l'autorizzazione non spetta neanche a loro, è solo un parere, perché l'autorizzazione è dell'autorità di bacino. E l'autorità di bacino che ci dirà queste saranno le prescrizioni. Come un'area di bonifica, una vecchia area di bonifica, è chiaro che ci saranno delle prescrizioni legate ai canali, alla stazione di pompaggio, a queste cose qua, quelle che normalmente noi facciamo. E l'ultima cosa aggiunge, rispondendo, perché sta seguendo nel frattempo che risponde, dice: infine la pubblica utilità che deve approvare il comune di Fiumicino, nel caso andrebbe contrattata coi proponenti che dovrebbero realizzare appunto dei servizi per Fiumicino? No, non ho capito la domanda. Allora, la pubblica utilità che deve approvare il comune di Fiumicino, nel caso andrebbe contrattata con i proponenti, cioè che dovrebbero realizzare dei servizi per Fiumicino? Questo è quello che chiede sempre Francesco. Sì, attenzione, qui certo, poi loro hanno degli oneri previsti dalla norma, perché dovranno versare gli oneri di urbanizzazione, dovranno versare gli oneri di costruzione, ma sono quelli soliti che versano tutti. Lì sul quadrante ovest c'è un onere aggiuntivo pari al 10%, se non ricordo male, rispetto agli oneri di costruzione, ma che non riguarda lo stadio, ma riguarda pure il capannone, riguarda pure il centro. Certo. Perché quel 10% a favore del comune, il comune lo deve investire su opere necessarie al di fuori del comprensorio dove si fa l'intervento. Mi spiego, per fare un esempio: se tu intervieni su 50 ettari e lì fai tutti gli interventi tuoi che devi fare, sono previsti, quel 10%, e quindi fai le opere di urbanizzazione, eccetera, quel famoso 10% di onere in più lo versi, perché noi come comune lo facciamo. Per esempio, se c'è da fare uno svincolo autostradale, facciamo lo svincolo autostradale; se c'è da fare un altro intervento, magari più là, una bretella, faremo la bretella fuori, e così via. Questo questo vale per tutti, per tutto l'intervento, per loro, per gli altri. Perché chiunque, c'è una norma generale, si rispetta la norma generale. Se stiamo dentro la norma generale, la pubblica utilità è abbastanza semplice. Perfetto. Scusa Francesco, sindaco, volevo chiedere un'ultimissima cosa, proprio a livello di battuta. Lei ha avuto una sensazione che ci fosse qualche cosina di diverso, magari più disponibilità, più intenzione di approfondire il progetto Fiumicino, eccetera, tra la vecchia e la nuova proprietà della Roma? Ma guardi, la vecchia erano, cioè perlomeno adesso, perlomeno con me, adesso poi le intenzioni poi se n'è andato, quindi, però insomma la vecchia, avendo fatto quei vari 5 incontri, c'era l'impressione, era quella di andare avanti. Se no non perdevano tutto questo tempo. Attenzione, non sono venuti solo rappresentanti italiani, anche americani a mio tavolo. Quindi sono venuti, poi sono ritornati per approfondire gli aspetti. Quindi l'idea di procedere, l'idea di andare avanti, di tenersi in tasca la vera soluzione, quindi la famosa soluzione B, a questo punto avevo la sensazione che passasse,
La nuova io non l'ho sentita. Non l'ho assolutamente sentita. Io ho sentito solo, li ho incontrato solo. La cosa che sta piacendo comunque alla gente che ci sta scrivendo, vedo Nando che scrive che è positivo, Filippo Di Stefano che ci scrive addirittura da Potenza, la cosa che piace ai tifosi è che lei, sindaco, sta, tra virgolette, chiedendo di poter fare lo stadio, no? Nel senso che finalmente c'è qualcuno che non è che dici, sai, devi andare lì e devi capire, lo devi convincere o meno. Qui c'è la volontà di costruire lo stadio della Roma, no? E quindi partiamo da una base che non può che far piacere alla gente e ai tifosi, perché fino a questo momento qui purtroppo sembra quasi che questo stadio debba essere una cosa che dici, sai, se dovete fare un favore, cioè nel senso che sta passando, no? Da 6, 7, 8, 9 anni, non so quanti sono, ma potremmo andare anche a 20, 30 anni fa quando c'era Dino Viola, perché non è mai stato fatto neanche con Dino Viola, con Franco Sensi, con Pallotta. Invece qui c'è qualcuno che dice venite da noi, noi vi diamo tutto, ci mettiamo a disposizione per fare lo stadio della Roma. E questo secondo me è fondamentale, cioè è bellissimo. Finalmente sentiamo qualcuno che dice oh ragazzi io ci sto, se voi venite per me si fa tutto. Sbaglio? È questo quello che ha detto, no? No, sbaglio affatto. Io l'ho sempre detto, per me ho cominciato proprio con questa battuta all'inizio del nostro collegamento. C'è un'area dedicata urbanisticamente di 350 ettari, metterci su 50 ettari, 60 ettari, quelli che saranno, un'infrastruttura di quella natura per me in termini urbanistici e da amministratore pubblico che fa gli interessi della mia città e della città intorno, la vedo come una grandissima valorizzazione. Al di là dello sport, lo faccio l'aggiornamento in termini strategici proprio di sviluppo della mia città, e quindi lo vedo come una grande opportunità in termini occupazionali, in termini di indotto, in termini di tante persone. Noi siamo una città, attenzione, che ogni 125 abitanti ha un ristorante, non che ha dove c'è un ristorante. Abbiamo 650 ristoranti, solo per dare un dato, 650 ristoranti su 82.000 residenti. È evidente che noi siamo ristoranti di Roma, è evidente che siamo ristoranti della città metropolitana, siamo ristoranti dell'aeroporto, ma pensate un'infrastruttura di quella natura e potremmo veramente arrivare a numeri importantissimi sotto l'aspetto dell'indotto che porta un'infrastruttura di questa natura. Io la mia chiave, no, senza togliere nulla a nessuno, in termini di tifoseria, di amore, no? Faccio addirittura un altro discorso, che è quello di dire questa è una grande opportunità, e su questa opportunità noi siamo presenti, vogliamo essere presenti, sì, siamo disponibili. Sindaco, adesso abbiamo messo sullo schermo quel famoso slogan che abbiamo coniato insieme, lo vogliamo raccontare, magari è un episodio carino, quel famoso hashtag famos stadio a Fiumicino, no? Un giorno ci siamo sentiti in fretta e furia abbiamo fatto questo striscione e lo portai allo stadio, lo vogliamo raccontare? Magari ecco, approfitto anche, potrebbe essere uno slogan molto carino per invitare i Friedkin a famos stadio a Fiumicino. Friedkin, vieni Ryan, vieni Dan a Fiumicino, no? Sì, è stato bellissimo che a un certo punto compare uno striscione molto grande, vabbè, decidemmo se famos stadio a Fiumicino, no? Che poi era veramente la soluzione. Questo purtroppo succedeva, mi pare, 3 anni fa. Sì, questa è la terza volta che la facciamo questa proposta, sì. Sindaco. Quindi sì, sono circa 3 anni.
No, ma mi auguro che la nuova compagine, francamente, adesso so bene loro, però insomma la nuova compagine sia disponibile, perlomeno sia disponibile a verificare, ecco, venissero a verificare, magari giustamente sono scettici, hanno ragione adesso, perché poi noi quando le amministrazioni pubbliche sono veramente, lasciare al termine, il casino, cioè lunghe cose, complesse, però insomma venissero a verificare. Certo. Comunque sindaco, l'idea di Fiumicino sta piacendo tanto, come diceva Francesco, ai tifosi, ai nostri ascoltatori, che c'è addirittura Patrizio che vi invita nel momento in cui dovesse partire il progetto Stadio Fiumicino. Lui vorrebbe il countdown sulla Roma al Fiumicino dal momento in cui partono i lavori fino all'inaugurazione. Sarebbe una cosa molto bellissima, molto romantica, molto bella. Bellissimo, bellissimo. È un impegno, è un auspicio. Ecco. E allora facciamo il tifo per famoso stadio a Fiumicino. Vediamo quello che viene fuori. Speriamo bene, speriamo che, ecco, come ha detto il sindaco adesso, che la nuova proprietà, comunque, visto che c'è questa volontà, no, di far costruire questo stadio della Roma, di far nascere questo stadio della Roma, faccia questo passo e vediamo quello che poi viene fuori. Poi si può fare e non si può fare, per carità, non è che va deciso oggi, però la cosa importante è che si sappia che Fiumicino è pronto a dare finalmente così corpo a questo progetto della Roma. Senza impegni, io sono disponibile a fare un incontro senza impegni, un pre-incontro con la nuova compagine, gli faccio vedere, gli faccio capire dove stiamo, faccio vedere le infrastrutture, quali sono diciamo le varie cose, e poi continuare oppure salutarci e lo stato. Posso fare un'ultima battuta? Non vorrei troppo approfittare, sindaco, però vorrei toccare un argomento che comunque sta a cuore ai tifosi. E molti pensano che siano stati veramente questi i veri motivi per i quali non si è fatto lo stadio a Roma, al Comune di Roma, la motivazione politica, no? E dal punto di vista politico, l'amministrazione sia di maggioranza che dell'opposizione a Fiumicino mi sembra tutta unanime verso questa prospettiva. Sì, ma qui francamente mi sembra che sia compatta, poi c'è sempre qualcuno che magari ha una serie di ragioni, ma insomma, però non è una divisione politica, francamente. Certo. Adesso lo dico proprio con grande certezza, perché i segnali l'ho avuti sia la maggioranza, certo, che l'opposizione, non crea nessun problema, anzi è un'opportunità troppo grande, ovviamente. E allora, sindaco, questo vuol dire che maggioranza e opposizione, quando c'è un bene comune per valorizzare la propria città, si è tutti uniti? Sì, ma su quello c'è unità di fondo. Possiamo su questo terreno stare sicuramente tranquilli. Benissimo. Bene. Allora, sindaco, noi la ringraziamo per essere stato con noi, l'abbiamo rubato tre quarti d'ora addirittura. Però è stato importante perché, insomma, ha detto delle cose veramente molto, molto, non solo interessanti, ma che molti tifosi da tempo forse si volevano sentir dire. Ecco, quindi lo ha fatto lei questa sera, partendo da Fiumicino, e bene così. Speriamo che possa esserci un qualcosa di importante. Di concreto, sindaco, possiamo dire che quella pulce nell'orecchio che l'ha messo Fabrizio per dirla alla Gigi Proietti è stata un po' una mandragata? Una mandragata, ammazzi. Sindaco, noi se tu sei d'accordo, magari se questa cosa prenderà corpo, noi ti richiameremo. Sì. Sarà nostro immenso piacere riospitarti, e posso dire da cittadino di Fiumicino che sono orgoglioso
di avere un sindaco come te che ha cambiato il volto a questa città. Grazie, grazie sindaco. Grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie, buon lavoro sindaco. Ciao. E allora siamo giunti in chiusura, abbiamo fatto questa bella chiacchierata che insomma vediamo adesso cosa porterà, però ecco, se da una parte diciamo sempre Masso Stadio se fa, non se fa, e sì e no, e sì e no, qui c'è una persona che lo stadio lo vuole fare e non è una persona normale, perché parliamo del sindaco appunto di Fiumicino. Poi ripeto, può piacere, può andare in porto, può non andare in porto, ci sono tante situazioni, tanti fattori, tanti stanno scrivendo benissimo, siamo contenti, però Fiumicino è troppo lontano, qualcun altro sta scrivendo benissimo Fiumicino perché ci sarebbero infrastrutture e sicuramente nuove situazioni, nuovi collegamenti. Quindi diciamo la cosa è un po' come al solito, no? C'è chi è a favore, chi è contrario, però siamo tutti a favore del nuovo stadio della Roma. Sì, certo, però mi sembra che oggi il sindaco abbia risposto con argomenti concreti a quelli che sono i dubbi che hanno messo, questa possibilità, no? Il fatto che non sia comune di Roma, ma in realtà lui l'ha spiegato, il fatto che non sia collegabile, che è troppo lontano, cioè, addirittura c'è una ferrovia ad alta velocità, c'è collegabile con due autostrade, ci sono due la Pontina e la Portuense che porterebbero nell'area, dove passi c'è l'aeroporto che anche per ordine pubblico, per esempio, che ne so, un incontro di Coppa, i tifosi andrebbero direttamente dall'aeroporto in 5 minuti direttamente dentro l'area dello stadio senza creare problemi alla città stessa e ai monumenti, come purtroppo è accaduto, per esempio, nel caso dei sostenitori del Feyenoord. Cioè, ci sono una serie di innumerevoli di vantaggi e di cose concrete che oggi il sindaco ha parlato, che secondo me veramente... Detto tra noi, io è la mia opinione tutta personale, dopo un balletto durato per ben 9 anni, che veramente è stato un balletto lungo che non ha portato niente, questa è veramente forse l'unica proposta concreta. Marco, comunque sentire direttamente dalla persona interessata, perché qui le parti sono due, il comune e la Roma, no? Sempre meglio senza filtri. E poi la cosa che mi è piaciuta tantissimo è la battuta finale che ha fatto, quando per il bene della città di Fiumicino, con tutto quello che potrebbe comportare la costruzione di questa nuova struttura, non ci sono sotterfugi politici, ma c'è maggioranza e opposizione compatta, perché evidentemente sanno gestire la cosa comune. Va bene, è tutto. Salutiamo tutti i nostri ospiti, tutti quelli che sono intervenuti, parlo ovviamente della gente, dei tifosi che ci hanno scritto, e questa rimarrà ovviamente nella pagina Facebook, chi la vuole, i nostri colleghi, può sicuramente usufruire di questo nostro servizio, che siamo stati ben contenti di aver realizzato. Un saluto a Fabrizio Baldovini e un ringraziamento, perché se abbiamo fatto questo collegamento il merito è sostanzialmente e solidamente il suo. No, ringraziamento è al sindaco, che è una persona squisita e disponibilissima, è solo a lui ringraziamento, tutto qua. E niente, un saluto Fabrizio, ciao Marco, ci vediamo tra poco. Ciao, sì, a dopo. Ciao Fabrizio, ciao a tutti. Ciao.